faro è completato. Siamo arrivati in cima, non c'è, in teoria, più nulla che dobbiamo fare qui. Noi ora ci ritiriamo. Non so neanche da dove usciremo in realtà, sai? Da questo lato, giustamente, dove c'è la statuetta. Noi, prima di completare il gioco, abbiamo un'altra quest da completare. Secondaria, sì, ma non la lasciamo indietro. Tra l'altro, già che siamo tornati in città, andiamo a vendere la roba. Dunque, ora qui è la decisione di cosa portarci e cosa lasciare giù. Sarebbe bello portare un po' di roba dall'altra parte. D'altro canto, dobbiamo decidere cosa portarci e cosa no. Quindi io direi di salutare tutte le fiale. Ci sono state veramente molto utili. Addio fiale. Quanti soldi abbiamo, scusami? 204.000. Wow. Beh, è stato bello farmarle le fiale quando non ci sono servite mai. Io odio i giochi dove l'inventario è così limitato, mamma mia. Ah, però è giusto anche che tu non abbia un inventario infinito alla Pokémon, per dire. Perché non è quel genere di gioco, questo è un'avventura. Devi dover saper scegliere, saper sacrificare ciò che è inutile. D'altro canto mi scoccia dover buttare via le cose o doverle vendere quando magari potrei usarle. Tra l'altro sono ancora abbastanza certo che Garrett non abbia raggiunto il suo pieno potenziale al momento. C'è ancora qualcosa che a Garrett possiamo dare. Il problema è che non mi ricordo se lo troviamo proprio qui. Quindi, mia carissima amica Lucertolona Rosa, portaci dove devi. E tra l'altro, ma penso che starò un pochino qui a farmare la lucertola. Ho bisogno di ancora un po' di punti esperienza. Non perché saremo in difficoltà, sia chiaro, ma perché esattamente come Mario e Luigi io voglio avere l'esperienza di gioco più completa possibile, avere i personaggi veramente a un livello più che adeguato. Forse è esperienza da bambino la mia regressa, nel senso più di così non ho mai fatto e quindi non ho idea se sia possibile. D'altronde sono sempre arrivato all'incirca sul livello 30 e poco più, anche con le altre partite. Ma voglio provare a salire il più possibile, perché in Golden Sun 1 c'è un solo luogo, ed è questo il luogo migliore se non il deserto, per farmare o addirittura andare al faro, l'ultimo che stavamo facendo, ma anche lì. Lì è vagare costantemente in giro fino a trovare i nemici. Certo, abbiamo questo oggetto qui che ci facilita un po' gli incontri, ma non è la priorità, diciamo. Il posto migliore è proprio la lucertola. Eccolo qui, il piano che era rimasto bloccato l'altra volta. Il piano che, guarda caso, come ci arrivo lì? Iniziamo un attimo a fare il nostro giro. Io veramente come ci arrivo lì? Bella domanda. Iniziamo con portarci questo prima qua sopra. Ecco qua. Mettiamolo qua sopra, bravo. E andiamo dall'altro lato. Vediamo, Mimic? No, una medaglia di gioco, benissimo. Usciamo e rientriamo per resettare il cubo, che a questo giro metteremo qua sopra. Ecco, fatto. A posto. Mettiamo il sassolino qui. Ecco fatto. E ancora una volta poi dovremo resettare il tutto. Quindi usciremo e rientreremo. Un cristallo psi? Ne siamo strapieni e non li useremo mai. Quindi mi manca questa cesta qui. Ah beh no, in realtà è molto più semplice. Non ci avevo pensato sempre per la questione della prospettiva. A volte non capisco bene la distanza fra alcuni oggetti in questi tipi di giochi. Sempre per il fattore che tutto molto pastelloso, tutto molto vecchio e non capisci mai fino a che punto puoi spingere un oggetto dall'altro lato, vero? Vediamo cosa si nasconde in questa cesta. I soldi. Oh, la mazza infida. Oggetto, ovviamente, maledetto. Veleno mortale, 420. Questa 423. Garrett si sta riempiendo di roba maledetta. Per la stessa ragione della prospettiva, vediamo se in realtà mi sto facendo fregare nuovamente dalla distanza. Vediamo. In teoria questa cassa è inaccessibile, ma guarda un po', c'è dello spazietto. Soldi? Settimo piano, ok.
Comunque secondo me sì, l'altra volta ho sbagliato. Saranno 10 piani di sicuro. Chi è il mio prossimo nemico? Siamo tutti curati, sì. Un rospo velenoso e due tuona lucertola, ok. Azzeramento. Lancia angelica, così aumentiamo già lo status di due tiri. E tu attacca pure. Purtroppo per mia c'è poco da fare. Al momento non riesco a trovarle un... come posso dirlo? Un ruolo che non sia quello dell'healer. Ovviamente. Sì, dovremmo iniziare anche a proteggerci, sai? Dobbiamo iniziare a proteggerci. Quindi azzeramento, frana e via. Iniziamo a curare tutti. L'avremmo ucciso il rospo? No. Giustamente ho usato il tuono sulle tuono lucertole e non gli abbiamo fatto nulla. Vediamo. No. Sti attacchi magici non servono una sega, purtroppo. Fanno veramente poco danno. Ma perché allora, in realtà, qua entra il gioco il sistema che è Golden Sun. Golden Sun ha un sistema di attacco molto strano, nel senso, attacchi di questo genere, balzo letale, shuriken e appunto azzeramento, si basano sull'attacco fisico. Quindi più danno fai, più danno farai con quella mossa. Inoltre ricevi il bonus appunto della psicoenergia, in questo caso appunto balzo letale o azzeramento. Il punto però qual è? Che attacchi del genere non è che scalano. Non è che questo fa 50 adesso e fra due livelli farà 60. Questo sarà sempre più forte di questo, ma entrambi sono deboli contro nemici di questo tipo. Ancora è vivo sto ranocchione! Quanta vita c'hai? Maledetto stronzo! Tuono sacro! Porella mia, sta prendendo un sacco di botte. Sperando che non muoia. Ecco appunto. Tieni mia. Maledizione. È colpa mia qua, A sto giro mi tocca curarci tutti. Ah già, Ivan è più veloce di mia. Me l'ero scordato di questa cosa, però per fortuna la mossa, anzi l'oggetto, ci ha curato del tutto. Devo iniziare a puntare anche alla difesa, soprattutto con chi incontreremo tra non molto. Anzi, tu attacca normale, ascolta. E sì, tu continua ad aumentare l'attacco e anche tu continua ad attaccare. Purtroppo mia, al momento non è per... Quanta vita c'ha sto ranocchione? Non è per nulla adatta al combattimento. Per nulla. Basta con sta rabbia. Grave avvelenamento pure. Ma sputale pure in un occhio e facciamola finita. Oh, e finalmente. Brava mia che ha sconfitto la lucertolona. Punti esperienza 2500 e la linfa vitale che abbiamo usato. Ottimo. Curiamo mia dal veleno. Ecco qua. E curiamo tutti quanti. Allora. Calmi tutti. Di nuovo l'enigma. Questo qua del drago. Ok. Iniziamo facendo... Perché non riesco... Ah, ecco. Forse dovevo farlo dal davanti. Ok. Passiamo di qua. Wow. Bellissimo. La sparo in faccia questa bomba di fumo. Torniamo indietro e congeliamo anche questo. Ecco qua. Adesso saltelli aggraziatissimi. Da questo lato c'è un'altra di queste, quindi facciamolo già adesso, perché se lo facciamo dopo non possiamo tornare indietro. Ecco qua. Vediamo. Un equipaggiamento? No, una pozione, che bello. Scendiamo di sotto. Allora, come spostiamo il sassolino? Così, facile. Dunque, il problema adesso però è un altro. Dobbiamo tornare indietro, in qualche modo, per spingere i tronchi. Lo possiamo fare?
Mi sa tanto di no, vero? Mi sa tanto di no perché ho congelato questi. Però, se lo facciamo adesso senza congelare più l'acqua, in teoria possiamo farlo facilmente. A parte questa, questa ci serve per forza per passare. Ah, ma aspetta un attimo. Vabbè, non ci avevo pensato alla cosa più semplice, come al solito. Ecco qua. Torniamo di sotto. Ecco fatto. Tac. Ora dobbiamo risalire, ma oh no, come faccio? Tac. Il drago si attiva, scioglie il ghiaccio e noi passiamo. Spingiamo l'ultimo tronco e vediamo cosa nasconde quest'ultima cesta. L'anello clericale. Ah, è questo? Sei tu? Annulla la maledizione. Dunque, Garrett, ti ho tolto un anello per dartene un altro. Spero che tu ne sarai contento. E questo, credimi, che è un signor anello. La mazza infida o l'ascia demoniaca ora sono molto più utili. Anzi, sono finalmente utili. Quanto prenderebbe Mia? 277. Il punto è, nube tossica o veleno mortale? Cambi di 3 punti, quindi io la butterei sul veleno mortale. Hai la maledizione. Ma sono comunque più potente. E con questo possiamo proseguire. Questo era l'ottavo piano, quindi questo è il nono piano. Chi sarà il nostro nemico? Due cerberi, ok. Quindi azzeramento, protettore e grande impatto. Iniziamo ad aumentare un pochino le nostre difese. Ecco qua. 313, non è neanche male. Ta 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 ta. Brava Mia. Cerca però di, sai, fare un colpo critico. Ma non per cose, perché alla fine, sai, vorremmo anche ucciderlo. Vediamo, secondo me sono di fuoco. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo almeno uno con solo due personaggi. Tanto adesso, dopo di questo turno, faccio smettere a Garrett di aumentare le difese. Lo facciamo attaccare anche a lui. Voglio vedere com'è l'attacco. Voglio vedere se entra in circolo il veleno anche sui nemici. Ecco qua. Aia, 200 e passa di danno su Garrett. Dunque, ancora azzeramento e tu finalmente inizia pure ad attaccare. Tu continua ad aumentare l'attacco e tu curaci per favore. Ecco qua. Azzeramento. 405. Veleno letale. E non è entrato in circolo. Peccato. Ok, il danno è stato abbastanza contenuto a questo giro. Quindi tu continui ad aumentare il danno che non si sa mai e voi attaccate. Certo, l'ama dei titani non è male perché fa un bel tocchettino di danno. Però quando la lama veloce colpiva 4-5 volte, sai, faceva un bel po' più di male. Faceva 500 di danno, voglio dire. Era comunque un ottimo effetto. Credo che in realtà ci siamo, vero? Credo che non ci serva più, però. Giusto per contenuto. Ecco, appunto, lo sapevo che eravamo al massimo. Morto? Perfetto. E ora l'ultimo cerbero, direi che possiamo attaccarlo facilmente, senza neanche troppe preoccupazioni. Tu continua a curarci, per favore. 301 con un attacco normale. Non male. Sì, continua a mordere quanto vuoi. Adesso t'ammazzo. Annegamento. Lama dei titani. Morto? No, ancora no, giustamente. Era ancora un po' lontano. L'altro l'avevamo attaccato qualche turnino in più. Sì, ma continua pure. Tanto non è che mi fai preoccupare. Lama dei titani, sconfiggi. Morto? Ok. Benissimo, salito di livello.
questo. Ah, i tronchi che girano. Ah, da quanto tempo? Dunque, vediamo. Credo che dobbiamo fare così, vero? Vediamo. Sì, forse, vediamo, aspetta. Ok. Ah, no, aspetta, questo era giusto. Stavo dicendo, ok, dobbiamo fare in modo che uno dei due tronchi poi vada a toccare quello che stavamo per utilizzare. Ma perché non te la ficchi nel naso, ste bombe inutili? Vai via, non ti voglio. Allora. Quindi, se facciamo così, non arriviamo da nessuna parte. Se noi facciamo così, invece, esatto, arriviamo di qua. Questo lo portiamo di qua. Benissimo. Quindi, infine, questo lo portiamo di qua. Saltiamo, tac, ecco fatto. E con quello, in teoria, dovremmo riuscire ad arrivare. Benissimo. Eccoci qua. Altro equipaggiamento? No, 999.000 monete. Che cazzo dico? 999 monete, basta. Però siamo arrivati. Questa era relativamente facile come zona. Un'altra linfa vitale. Dunque. È rimasta una cesta, vero? Che si trova lì. Iniziamo portando tutto su. Ecco qua. Poi questo di qua, questo di sotto, questo di qua, questo qua sotto. Perché la cosa logica sarebbe che uno pensa che ti devi fare un percorso dritto. In realtà è a zig zag. E infine, la Muramasa. Abbiamo messo un equipaggiamento maledetto a Garrett quando ne avremmo trovato uno ancora più forte poco dopo. La cosa mi infastidisce non poco. Va bene, non importa. Chiedo ancora scusa per la telecamera che è morta. Ma finalmente eccoci qui. Siamo arrivati alla nave. Oh, ma guarda, un Mimic. Ma chi se lo aspettava? Chi si aspettava un Mimic? Mamma mia. Eh già. Che poi non voglio neanche consumare tutto quanto il mio arsenale magico, perché tanto è un Mimic, quindi non mi spreco neanche troppo. Anche se siamo comunque nella zona extra del gioco e questo Mimic è abbastanza resistente. Per un attimo ho avuto paura ci stachillassi, lo ammetto. Perfetto. Va bene, non ci resta altro da fare se non salire qua sopra ora. Prima però ci curiamo. Tutta la squadra è maxata e un salvataggio non ce lo leva nessuno. E ora, in teoria, siamo pronti per il Barbamorto. Benissimo, Barbamorto. Spero che tu sia pronto, perché sinceramente non mi ricordo com'è il tuo combattimento. Sono abbastanza sicuro che tu sia bello forte, ma noi siamo comunque preparati. 290. Siamo più veloci, siamo forti, ce la possiamo fare. Fumo cieco. Aumenta pure l'attacco quanto vuoi. Certo, 117. Ce lo facciamo noi, aumenta di 14. Ce lo fai tutti, aumenta della madonna. Ah, le ingiustizie nei videogiochi. Comunque, e se provassi balzo letale? Abbiamo fatto 300 con questo. Col balzo letale abbiamo la possibilità forse di paralizzarlo. Quindi riproviamoci. Grande impatto. E tu ovviamente curaci. Dobbiamo farlo almeno 3-4 volte grande impatto. Vediamo. 205. Non ne vale la pena per la probabile possibilità che lo paralizziamo. Non è neanche sicuro. Aia. Ha fatto male tutto quel ghiaccio, eh? E quando mai? Che stronzo. Allora, azzeramento, protettore, grande impatto,
cura. Tu, se vuoi, usa pure un turno per toglierci tutte le statistiche. Ci perdi tu, eh. Io intanto continuo ad attaccarti, sappilo. Me ne frega una sega. Puoi continuare a toglierci tutte le statistiche che vuoi, sappilo. Io continuerò con questa strada. A questo giro non ci ha fatto neanche troppo. Difesa? In realtà 40 non è neanche chissà quanto. Continua tu. Tu continua, anzi, te. Facciamo subito due giri. Oh, ho sbagliato, devo curarci. Due giri di attacco qua. Così abbassiamo un attimo il tempo di uno. Spero che non mi ammazza mia. Certo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Bravo che hai staccato un turno per questo. Mi hai fatto un favore. Mi hai fatto un favore, maledetto. E in teoria, grande impatto, siamo a posto. Non dovremmo più usarlo. Per sicurezza lo facciamo ancora uno. Ok, forse c'era ancora spazio per uno. Beh dai, quasi 400 lui si è pure difeso. Ecco qua. Ovviamente. Che stronzo. Ma fai pure, sappilo. Anzi, nah. Oh sì. No, non ne vale la pena. Preferisco continuare ad attaccare. Stavo pensando a una ipotetica evocazione, ma non ne vale la pena. Non ne vale la pena. O forse sì. Beh, potremmo provare. Ma c'è il rischio che Mia mi muore. Meglio non rischiarcela. Meglio non rischiare. Il problema è che quell'abilità di merda. Che ci toglie tutte le statistiche, è veramente uno schifo. E a parte che lui è coglione, che poteva prima attaccarci, poteva prima toglierci tutto e poi attaccarci. Però lasciamo perdere. Non diamogli idee al gioco. Quanto mi stanno sul cazzo le cose che tolgono tutte le statistiche. E uno può dire, certo, quando lo fai tu per esempio in Persona 5 va tutto bene, se te lo fa qualcuno. Sai, se me lo fanno a me è un conto, perché io devo vincere. Se lo faccio a lui è perché devo vincere comunque. Ma se tanto perde un turno per farlo, a me va benissimo. Lui non ha capito che è lui che sta perdendo un turno. Potrebbe attaccarci due turni. Eppure perde un turno per toglierci le difese e appunto l'attacco. È lui che ci va a perdere ora. Il punto è che con Mia, cazzo, possiamo fare veramente niente. Niente. Mia, dobbiamo trovargli una classe che la renda utile. Ma non perché sia inutile, è perché ha bisogno di essere versatile, Mia. Ovviamente. Il fatto di essere solo healer la renderebbe meno pratica, purtroppo. Tu continua pure a togliermi le statistiche, vedrai che tanto da qui quello che ne esce vincitore sono io, sappilo. Che poi non ho idea di quanto stia di vita quello. Ne avrà un sacco e noi ci dovremmo restare un pochino qui. Bravo, bravo, aumentati pure le statistiche. Che poi resistenza e difesa sono due statistiche diverse. Una è per le magie, l'altro è per gli attacchi. Ci provo, dai. Vediamo quanto gli facciamo. 218. Purtroppo continuare a perdere le nostre statistiche. 63, Mia. Cosa te lo faccio fare a fare io? Break? Ah, strano. Però Garrett finalmente è in pericolo. Torna normale.
Ciccio. Oh, finalmente. Finalmente è una battaglia me contro te qui, Finalmente tutto torna alla normalità. Bello. E io che cosa te li ho messi a fare gli iperstivali se non mi fai gli attacchi critici? Hai finito i pipì? Hai finito per caso i pipì, bello? Sei per caso... Vuoi forse dirmi che hai finito tutti i tuoi pipì? Tu continua a curare, tanto siamo solo noi che stiamo attaccando. Se fa un altro attacco fisico vuol dire che ha finito i pipì, No, non li ha finiti. Break? Ah, strano. Certo, 117. Poi lo faccio io e mi aumenta di 15. Tanto il prossimo turno me li leva tutti quanti gli aumenti. Tutti, sicuro. Perfetto, grande impatto al massimo. Ma... Lama dei titani? Niente? Ok, la difesa al massimo. Adesso me la toglie. 100%. Ah, strano. No, cosa fai? Pazzo, pazzo maniaco. Tu continua pure a curarci, per favore mia. 53. Gli attacchi critici a sta battaglia. A sta battaglia proprio, Quanto mi stai sul cazzo. Ti odio. Maledizione. Quanto mi stai sul cazzo tu e quella mossa. Ma sono il primo che non la userebbe se non ci fosse, veramente. Non mi metterei a chiedere che bello sarebbe se ci fosse una mossa che toglie tutte le statistiche. Anche perché poi ce l'ha lui, noi no. Ovviamente, aggiungo io. Faccia di merda, ma tu, Iva, Geco, quella cazzo di mossa, lama dei titani, quando la vuoi tirare fuori? Quando ormai siamo a fine battaglia e non serve più a nessuno? Io effettivamente con mia qua ho sbagliato, non dovevo curare. Grazie. Quanta vita ti rimane? È uno scontro bello lunghino questo, Ho sbagliato io, purtroppo. Ok, abbiamo resistito meglio di quanto pensassi, sincero. Ok, giustamente, tutti i cristalli Psi li abbiamo dati a Mia. Non è la migliore delle scelte, è vero? Ma per il momento era la cosa migliore che potessi scegliere di fare. Che poi ho deciso di ridare i pipì a noi per il semplice fatto di riutilizzare di nuovo azzeramento. Niente più, niente meno. Questo giro mi sa che ci conviene curarci due volte, sai? Non basterà solo mia. Infatti. È ancora lunga questa battaglia. Cacchio. Bravo Ivan, che sei di nuovo pieno di vita. Quasi pieno di vita. Ovvio. Faccia di merda. Ci vorrebbe un bel attacco di evocazione, ma era da farlo prima della battaglia, ovviamente. Tra l'altro, ho appena realizzato che protettore consuma 5 e quello dell'attacco 12. Ecco perché Ivan è messo così male.
Sta durando troppo questa battaglia. Pessima scelta, come al solito. Per te, ovviamente, perché break dovresti farlo prima. Ma ovviamente io me ne sto zitto e non ti do consigli, perché se no, sono io che ci perdo. Ma allora, in parte è colpa mia. Cioè, in parte capisco che sto allungando io questa battaglia per aumentarci la difesa. Ma è chiaro, se lui mi fa un attacco critico come quello di prima e abbiamo la difesa non troppo alta, siamo morti, ovviamente. Siamo ovviamente morti. E questa è una di quelle situazioni che vorrei assolutamente evitare. E infatti se mi muore Mia è un problema. Se Mia mi muore è un problema. Ecco qua, super salute e super salute anche per te. Doppio giro di salute qua. Anche perché, come ho detto, Ivan non sarebbe bastato neanche solo Mia. Sarebbe bello se quel veleno entrasse in circolo, ma ovviamente è una boss fight segreta che... Il cristallo psi adesso entrerà in utilizzo a Mia, per forza. E che stiamo allungando questo scontro per una semplice fattore di volermi proteggere per evitare di morire. Oh, 8.033 e tutte le statistiche salgono. Oh, finalmente. E anche Mia sale di livello, una linfa vitale. Wow, quello sì che è un premio, eh. Vediamo cosa c'è qua dentro. La maglia demoniaca. Pensa un po'. Peccato non avere spazio, vero? La maglia demoniaca. Resistenza al vento, Di tutte le cose che abbiamo trovato, credo sia la peggiore. Cioè, tanto meglio veramente le armi. Ma fatto questo, finalmente possiamo ritirarci. Adesso vediamo un attimo se me ne vale la pena andarmi a curare o se posso già direttamente combattere con la mia amica lucertola. Danno da veleno a tempesto certola 600. Porca troia. Tanta roba il veleno, Si è fatto 1200 di danno a gratis. Quando entra il veleno si fa vedere che fa male, Perfetto, facile.